In via preliminare vorrei che con chiarezza si diradassero le nubi su due concetti, che continuo a verificare che in modo strumentale una certa politica vuole mettere in campo. L'amministrazione comunale di Napoli e il sindaco non ha mai vietato alcuna manifestazione a Matteo Salvini, primo punto. Secondo punto, il sindaco Luigi De Magistris e il già magistrato Luigi De Magistris è sempre e comunque contro ogni forma di violenza. Questi sono due principi su cui partire. È evidente che Salvini, scegliendo Napoli, fa un evidente atto di provocazione. Napoli non è, come dire, se andiamo a vedere quello che è accaduto quando Salvini ha manifestato in altre parti d'Italia, quante contestazioni e quanti incidenti ci sono stati. Salvini sceglie la città di Napoli che lui definisce zavorra del paese, napoletani puzzano e bisogna scappare, Vesuvio pensaci tu, i meridionali sono tutti da respingere, insomma le sue politiche razziste, antimeridionali, antinapoli e xenofobe. Siccome la storia insegna, quella del Novecento, ma anche quella di adesso, che la politica non deve sottovalutare né sopravvalutare i fascismi, e a nostro avviso le politiche di Matteo Salvini sono improntate da una forte connotazione razzista, xenofoba, violenta, di odio, di respingimento, la politica che cosa ha detto? Ha cominciato a contestare politicamente, penso il sindaco, no? Viene Salvini con una evidente provocazione, insomma se tu vai dalle persone che hai sempre considerato la feccia dell'umanità, almeno ti devi aspettare da parte dell'amministrazione della città delle quattro giornate che di fronte a queste provocazioni si fa una contestazione di tipo politico. Quindi quando ci fu il primo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, chi vi parla disse subito che Salvini può atterrare a Napoli, può venire col treno, può venire con la macchina, può venire in bicicletta, si può organizzare il modo di parlare che ritiene, ma noi non possiamo consentire di autorizzare un luogo che è comunque nella disponibilità del comune di darlo a chi impronta la propria politica ad odio nei confronti dei sud del mondo. Ma è la stessa cosa che utilizzeremmo in contesti diversi se un domani qualche colluso con qualche fatto grave ci chieda qualcosa che noi non gli diamo. Quindi voglio dire, è una posizione politica. Sapete che Napoli non è solo la mostra oltremare, non parlo a voi che lo sapete, ma parlo a chi ci ascolta magari da altre parti d'Italia, può pensare, ma Salvini come fa se non lo fa la mostra oltremare? Questore e prefetto, legittimamente nell'ambito delle loro prerogative, dissero a quel comitato no, si deve fare alla mostra oltremare perché è l'unico luogo in cui si può garantire ordine e sicurezza pubblica. Questo è avvenuto, diciamo, una decina di giorni fa. In questi 10 giorni è cominciata a montare quella costruzione politico-propagandistica che doveva portare a scrivere i titoli che molti stanno scrivendo in questi giorni, perché è una pagina in qualche modo che qualcuno stava già provando a scrivere. Poi c'è il tema su cui voglio chiarire che si è molto equivocato in questi giorni, il sindaco sta con i centri sociali o con Salvini, ma non c'è dubbio proprio che il sindaco sta con i centri sociali, che è cosa diversa dal dire il sindaco sta con i violenti. Siccome Salvini definisce i centri sociali zecche, definisce i centri sociali da manganellare quando lui, cosa che non accadrà mai, me lo auguro, diventerà, come dire, premier o primo ministro, provvederà con politiche di rastrellamento, di sgomberi e di manganellate, io ho detto, per quella che è la mia esperienza di questi 5 anni e mezzo, io non solo sto con i centri sociali, ringrazio i centri sociali per quello che fanno quotidianamente nella nostra città. Ribadisco ancora una volta, se no non voi, ma altri,
potrebbero equivocare, ciò non ha nulla a che vedere con il sindaco ostacola la violenza, altrimenti qualcuno dovrebbe dire che tutte le attività che quotidianamente si fanno in città, dei centri sociali, dei comitati, dei movimenti, siano fatti violenti. Sono testimone oculare che non sono fatti violenti, anzi sono tanto spesso, tante volte, quasi sempre attività di assoluto non solo rispetto ma anche riqualificazione e politica forte nella nostra città. Accade un fatto nuovo, quindi che cosa accade? Che la mostra d'oltremare comincia ad operare su indicazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per predisporre la manifestazione di Salvini. Il giorno prima della manifestazione di Salvini, alcune decine di attivisti, con le pratiche che loro usano, quindi non è che è entrato il sindaco alla mostra oltremare, che è andato, ma con le loro dinamiche, hanno ritenuto in modo non violento ma con le loro pratiche di occupare o comunque di sedersi o comunque di entrare, ognuno usa il proprio linguaggio, sono entrati in modo non violento alla mostra oltremare, non hanno danneggiato nulla, non hanno fatto nessun danno alla mostra, entrano e dicono: qui Salvini non entra perché per noi, questa è la loro posizione, Salvini non deve entrare nella città che lui odia, la città che disprezza, la città che vorrebbe sommersa la lava del Vesuvio, la città del colera, la città dei napoletani che puzzano, ed è la loro posizione. In quel giorno si è messa in campo un'attività secondo noi molto importante, che ha portato in quelle ore enormemente ad abbassare la tensione sociale, perché il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è anche, cerca di essere per quel che può, un mediatore sociale, e siccome noi eravamo molto preoccupati del clima che si stava scatenando in quelle ore, a 24 ore dalla manifestazione di Salvini, il luogo dove doveva predisporre l'intervento era stato presidiato da altri, era una situazione di tensione. Quindi noi abbiamo provato a fare un'attività di mediazione e ci siamo riusciti, con un incontro in prefettura, a cui ha fatto seguito anche colloqui telefonici importanti tra me e il prefetto, in cui ci sono stati una delegazione dei manifestanti, la municipalità, consiglieri di maggioranza, il capo di gabinetto del sindaco e l'assessore. In quella sede chiaramente si è manifestata tutta la preoccupazione della tensione sociale crescente nella nostra città, questo è stato sottolineato. Non solo, ma la mostra d'oltremare sul piano tecnico ha detto: non ci sono più le condizioni per fare la mostra d'oltremare, perché altre manifestazioni che stavamo organizzando non si riescono più a tenere. Apro e chiudo una parentesi: quelli che hanno organizzato i droni hanno fatto causa alla mostra d'oltremare. Quindi noi chiaramente, secondo chi ha fatto causa, a questo punto al danno alla beffa dovremmo addirittura pagare i danni. Quindi la mostra oltremare era bloccata, gente non poteva entrare, altre manifestazioni non si potevano fare. La mostra oltremare ha detto: non ci sono più le condizioni. A quel punto all'interno del comitato è venuta fuori l'alternativa in cui fare l'iniziativa, che non era in un'altra città, non era in un altro quartiere, era a 50 metri dalla mostra oltremare. Nel momento in cui la mostra, con una valutazione di tipo tecnico, perché la politica non c'entra nulla, la politica si era già espressa dicendo: la politica della città, la mostra non va bene, allora questa cosa ha consentito di abbassare molto la tensione sociale, perché si è evitata una cosa di cui eravamo tutti molto preoccupati, che ci fosse un intervento militare all'interno della mostra che avrebbe portato allo sgombero. Là non so come sarebbe finita la situazione. Quindi quello è stato un passaggio importantissimo, grazie a un lavoro importante tra questura, prefettura, comune di Napoli, mostra oltremare, insomma credo che sia stato un risultato importante. Si va fuori, i ragazzi, gli occupanti, gli entranti, i manifestanti, come li vogliamo chiamare, escono dalla mostra oltremare, ed era stata anche individuata, come dire, qualora si volesse consentire a Salvini di fare la manifestazione, altro luogo. È chiaro che manifestanti ed altri nella sede del comitato avevano evidenziato l'opportunità
di rinviare la manifestazione per questioni di ordine pubblico. A quel punto lo Stato ha ritenuto che fosse invece da confermare la manifestazione perché avrebbero le strutture predisposte garantito l'ordine pubblico, e come la mostra d'oltremare fa la conferenza stampa Donatella Chiodo e Peppe Oliviero e dicono: noi abbiamo revocato, rescisso, risolto, poi giuridicamente non ci soffermiamo più di questo, il contratto che si era dovuto fare su richiesta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, Matteo Salvini dice: ci vediamo domani alla mostra oltremare. Evidente che questo non ha aiutato, secondo me, il clima generale, e durante la giornata ci sono state una serie di interlocuzioni ai medi, ai massimi e ai più alti livelli tra l'amministrazione comunale e il Ministero dell'Interno, perché io comprendo perfettamente, perché io sono un uomo delle istituzioni, prima ancora di essere un sindaco che sta tra la gente, sta tra il popolo, mi sento profondamente un uomo delle istituzioni, e ho compreso perfettamente che lo Stato si trovasse in difficoltà a non far fare la manifestazione per ragioni di ordine pubblico, e che quindi lo Stato voleva garantire a Salvini di poterlo fare. Perché, mi chiedo, incaponirsi sulla mostra d'oltremare? Perché, come dire, far prevalere il capriccio di Salvini a volerlo fare per forza lì e non invece in un altro luogo che avrebbe consentito lo stesso di garantire la manifestazione? Questo, diciamo, è un po' il tema che si è affrontato fino alla notte precedente alla questione di Matteo Salvini e della manifestazione, e abbiamo dovuto subire per la prima volta probabilmente nella storia democratica del nostro paese che il Ministro dell'Interno abbia ordinato al prefetto, sostanzialmente, uso un termine atecnico in questo caso, di requisire la mostra oltremare. Cioè, noi abbiamo dovuto in qualche modo fare un verbale la mattina, dare le chiavi, e poi è stato ordinato alla mostra oltremare di predisporre i locali con cui fare la manifestazione. A me era talmente evidente, ma non perché sia un mago, attenzione, né perché abbia la palla di vetro, che c'era qualcuno che stava evidentemente costruendo il colpevole, il responsabile di tutto questo, di cui non abbiamo nessuna responsabilità, perché le materie attinenti all'ordine pubblico non competono nel nostro paese al sindaco, ma che sarebbe stato il sindaco individuato come l'attenzione mediatica su cui scaricare tutte le tensioni del momento. Ho ritenuto, perché non è la manifestazione del sindaco, perché qui non è che il sindaco dispone, il popolo si muove, il sindaco schiocca le dita e la gente fa quello che dice il sindaco, una bella manifestazione pacifica organizzata di 10.000 persone, ho ritenuto di non parteciparvi, perché sapevo perfettamente che era il sindaco alla fine l'oggetto mediatico della manifestazione. Io sì, la interrompo su un secondo. No, voglio però finire un secondo, vi chiedo scusa, poi mi fate tutte le domande, dovete avere pazienza. Che qua, insomma, voi avete scritto e detto legittimamente tutto, mi state chiedendo, volete sentire la mia opinione? Un po' di pazienza, la dovete ascoltare fino alla fine. La manifestazione di 10.000 persone, che è un grande risposta di popolo, perché per la tensione che si era creato c'era il rischio che in quella manifestazione ci potessero essere poche persone o chi magari pensava di avere atteggiamenti violenti. Quindi per la gran parte quello è stato un corteo bello, festoso, allegro, che spiace che non venga raccontato. Qualcuno per la verità l'ha raccontato e credo abbia fatto una buona informazione. Poi alla fine è accaduto quello che è accaduto anche in altre città. C'è stato uno scontro dal quale, chiaramente, come ho detto più volte, lo ripeto anche adesso, noi prendiamo le distanze da ogni forma di violenza, e quindi, come dire, solidarietà e vicinanza a tutte le persone che subiscono violenza in questi casi. Questa è la mia posizione da sempre, da quando facevo il magistrato, adesso che faccio il sindaco. Quindi veramente trovo surreale, e chiudo, che ancora oggi ascolto persone che continuano a dire: ma il sindaco non doveva
vietare a Salvini di fare la manifestazione. Noi non l'abbiamo mai vietato, o che noi abbiamo avuto tentennamenti sul fatto della violenza. Tutt'altro, perché l'attività di mediazione che abbiamo messo in campo è stata enorme, enorme, e fino alla fine abbiamo indicato anche strade, alternative e possibilità con cui cercare di ridurre al minimo, perché chiaramente, voglio dire, poi sappiamo perfettamente che non è la prima, ci auguriamo sia l'ultima volta che, ahimè, accadano anche degli scontri. Su 10.000 persone credo che i protagonisti di quegli scontri non credo siano più di 100 persone, questo non lo so perché non ero ovviamente in piazza, dalle immagini ho guardato, quindi spiace che alla fine venga fuori quasi l'immagine di una città in cui non si possa manifestare da parte di 10.000, intendo dire, una città in cui ci sia una responsabilità del sindaco, che francamente in questa vicenda, tornando indietro, rifaremmo esattamente tutto quello che abbiamo fatto. È stata una valutazione condivisa, ne abbiamo discusso, sono stati giorni difficili, abbiamo cercato fino in fondo, fino alla fine, di impedire che ci possano stare, potesse essere una degenerazione rispetto a una vicenda che aveva assunto un livello di tensione sociale particolarmente forte, non certo per colpa nostra.